Mi chiamo Raimondo Donzel, sono nato a Cervansona nel 1963, ho 49 anni, sono sposato, sono padre di quattro figli, due femmine e due maschi. Mi sono laureato all'Università degli Studi di Torino in materie letterarie con una tesi sui consigli di fabbrica nelle aziende del Pinerolese. Insomma, mi sono occupato del mondo del lavoro sin da studente. Nella mia vita la mia attività principale è stata l'insegnamento. Ho cominciato a insegnare al liceo linguistico di Courmayeur, poi superato il concorso nella scuola pubblica, ho insegnato per anni nelle scuole medie di Cogne, a Liti di Verres e attualmente sono titolare della cattedra di filosofia e storia presso il liceo scientifico di Aosta. L'insegnamento è la mia grande passione e mi ha portato anche a occuparmi di problemi sindacali legati all'attività scolastica. Proprio per questo sono diventato segretario della CGIL Scuola e poi segretario anche della CGIL, Federazione Lavoratori della Conoscenza, che rappresenta anche i lavoratori dell'università. È stata un'esperienza molto interessante che mi ha poi avvicinato ulteriormente alla politica. Sono diventato segretario del Partito Democratico della Valle d'Aosta nel 2007 e sono stato riconfermato nel 2009 e nel 2008 sono stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale. In Consiglio regionale mi sono naturalmente occupato di istruzione, che è la cosa che conosco di più, istruzione, cultura, ma soprattutto anche di lavoro. Non ho condiviso per niente le scelte del governo regionale nel campo lavorativo, nel campo delle imprese, nel campo dello sviluppo turistico. La crisi internazionale che ha colpito la nostra regione è una crisi che colpisce tutto il mondo occidentale. Sicuramente sulla nostra regione hanno influito molto negativamente i tagli dei governi Berlusconi e Monti, ma se noi raffrontiamo la nostra realtà con quella del Trentino, con quella di Bolzano, con quella del Friuli, che sono regioni a statuto speciale e che hanno avuto la crisi internazionale come noi, hanno avuto i tagli dei governi Berlusconi e Monti come noi, ci rendiamo conto che i dati sono molto diversi. La disoccupazione giovanile a Bolzano è al 9%, a Trento al 12%, in Valle d'Aosta al 22%. Riusciamo a fare peggio per i nostri giovani di alcune regioni a statuto ordinario come la Lombardia e il Veneto. Quindi dal nostro punto di vista la nostra autonomia, il bene più prezioso che abbiamo, è stata gestita molto male dal governo regionale. Noi pensiamo che si possa davvero cambiare, il momento è venuto, c'è una coalizione molto forte, c'è una lista, la nostra, che rappresenta tutta la sinistra unita per il cambiamento. Abbiamo un bene prezioso, è il nostro paesaggio, la Valle d'Aosta, le nostre montagne. Il turismo deve essere il motore del nostro sviluppo, partendo da un rapporto più stretto con il mondo agricolo e con la trasformazione dei prodotti agricoli, con un'industria che non deve essere abbandonata come è successo quando siamo andati a presidiare i cancelli degli Ingineri o dell'Olivetti Jet, un'industria che però non deve essere più quella pesante, ma un'industria di alta tecnologia collegata con gli studi del Politecnico che fra l'altro ci sono a Verres, quindi un'industria di ricerca che riesce anche a connettersi con il mondo turistico e con l'agricoltura. Perché si crei lavoro serve far ripartire l'edilizia, ma non un'edilizia delle grandi opere. Noi siamo contrarissimi alle grandi opere, alcune sbagliate, inutili come l'aeroporto, altre concepite male come l'ospedale e altre ancora che sono in divenire e che saranno molto dannose per lo sviluppo turistico della città di Aosta, come il teleriscaldamento, che porterà inquinamento e lavori permanenti per decine di anni nella nostra città senza migliorare le condizioni della città, perché noi abbiamo già una città che ormai ha molte caldaie a metano, quindi il teleriscaldamento è un'idea vecchia e sbagliata. Pensiamo invece che si possa rilanciare il settore edilizio in Valle d'Aosta attraverso l'edificazione, la manutenzione degli edifici scolastici. Abbiamo bisogno di tante palestre, abbiamo bisogno di coibentare meglio le nostre case e di portare, diciamo, a ridurre
i consumi delle nostre abitazioni. Ci sono interi centri storici dei nostri piccoli villaggi di montagna da recuperare, un patrimonio immenso da preservare, e lo possiamo fare con i fondi sociali europei. Serve un'altra visione della Valle d'Aosta, noi ce l'abbiamo, noi crediamo di poter cambiare la Valle d'Aosta partendo dal mondo del lavoro. È stato sbagliato il licenziamento di massa dei forestali, è stato sbagliato usare una politica di esternalizzazione e precarizzazione del mondo del lavoro nella sanità, ora si vuole esternalizzare tutto il mondo dell'assistenza domiciliare. Noi siamo profondamente contrari a questa gestione, siamo contrari al fatto che non si siano fatti i tagli ai costi della politica. Tutti i programmi ne parlano, ma noi siamo gli unici che hanno votato in consiglio regionale 3 voti a favore, che hanno un nome e un cognome, sono quelli dei consiglieri del Partito Democratico, che hanno votato per la riduzione dei consiglieri regionali, che hanno votato per la riduzione degli assessori e che si sono battuti per tagliare i compensi ai manager delle partecipate pubbliche. Oggi, in una regione dove cresce la povertà, dove si riduce lo spirito di solidarietà e di cooperazione, che va invece rafforzato, dove si tagliano i fondi anche al terzo settore, è inaccettabile che ci siano dei manager pubblici pagati oltre 300.000 euro lordi all'anno. Questa cosa deve cambiare. PD, Sinistra, VDA sono il cambiamento. Votate un candidato della nostra lista, votate il cambiamento.